Mi sono preso la briga in questi pochi giorni che ho avuto a disposizione da quando è partita questa avventura di andare a vedere un po' di dati dalle relazioni sanitarie annuali dell'azienda, ma anche dei dati del programma nazionale esiti. Ci sono sistemi di monitoraggio di questo sistema sanitario che ci dicono che non siamo alle disperazioni, tutt'altro, che siamo in una realtà di eccellenza, come tutte le realtà, probabilmente con grande luce e qualche ombra, come le realtà di eccellenza, le ombre vanno messe in chiaro evidentemente laddove ci siano. Io sono qui chiamato evidentemente perché ci sono dei problemi, io sono insorti dei problemi, vediamo di lavorarci insomma, con chi è in trincea in azienda. Ha parlato soprattutto di due aspetti, il primo è rilanciare l'immagine di questa azienda ospedaliera, il secondo è lavorare soprattutto sulla gestione anche immediata, quotidiana, che è quella che potrebbe avere più ripercussioni da quello che è successo nelle scorse settimane. Direi che un sistema in sofferenza perché non è tranquillo è un sistema che tende a perdere efficienza e efficacia. Credo che anche qui probabilmente dovremo lavorare su tutti e due gli aspetti. A perdere in efficacia vuol dire non riuscire a garantire i livelli di qualità rispetto ai diritti esigibili di salute dei cittadini, vuol dire correre il rischio di allungare i tempi, vuol dire correre il rischio di non essere tranquilli e sereni nel garantire un sistema di offerta di prestazioni. Ora, quanto le vicende di queste settimane possano aver impattato anche dal punto di vista psicologico sugli operatori e sull'organizzazione complessivamente, questo andrà verificato e sarà una delle prime cose che io vorrò fare. Credo che una delle cose da fare nei primi giorni sia andare a incontrare gli operatori, i dirigenti, il personale infermieristico, le organizzazioni sindacali, le altre aziende sanitarie della regione per l'attivazione delle sinergie possibili anche con loro in questo momento di difficoltà per uscire al più presto dalla difficoltà contingente. Commissario, io le chiederei di mandare un messaggio agli umbri, ma soprattutto ai giovani, perché si è parlato tanto di meritocrazia e questi problemi, diciamo, hanno fatto male soprattutto a quei ragazzi, a quelle ragazze che studiano, si impegnano per raggiungere degli obiettivi. Che cosa vogliamo dire a questi giovani? È un discorso difficilissimo quello della noi. Non c'è nessuno che io abbia sentito negli ultimi 30 anni che non abbia inneggiato alla meritocrazia e al premiare i più bravi. Poi spesse volte non riusciamo a rendere operativi invece questi principi e questi presupposti. Io credo che si tratti, i giovani di oggi non sono soltanto i giovani che possono diventare i bravi protagonisti, ma che possono diventare anche agenti di una crescita culturale e sociale nelle nostre comunità. Io vengo da esperienze in ambito di aziende sanitarie e di aziende ospedaliere. Credo che lavorare per avere delle comunità responsabili e informate e consapevoli, comunità di professionisti e comunità di cittadini, sia una strada che dobbiamo assolutamente percorrere nei prossimi anni. E sono delle operazioni di cambi anche culturali, mi rendo conto, quindi detto in questo contesto, nella gestione di una situazione di emergenza, corre il rischio di diventare un po' ridicolo, di sembrare un po' ridicolo. Però credo che questa sia un'operazione alle quali siamo chiamati tutti indistintamente, anche voi. Quindi penso che davvero ci sia un'operazione molto importante da fare in Italia sotto questo profilo.